Bene, buonasera ai nostri ascoltatori, vi parliamo da Radio Science e siamo qui in collegamento. Siamo in collegamento con Pier Giorgio Caria, il nostro referente esperto nazionale e internazionale di soprattutto fatti ufologici, ma non solo quelli. E approfittiamo visto il tempo che è molto breve, per fargli subito alcune domande su argomenti di recente interesse, ma anche di scoperte, credo, recenti, sulle quali ci conviene porre attenzione, soprattutto quando ci riferiamo alla peste del cervello, cioè quella che coinvolge gran parte delle famiglie, non solo italiane, ma anche internazionali, ovvero gli omicidi all'interno di gruppi familiari. Pier Giorgio, intanto ti salutiamo, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella. Salve a tutti, Massimo Bonella, a te Ugo e Rosario Salutiamo e Rosario. ovviamente tutti gli ascoltatori che stanno seguendo questo programma. Bene, allora Pier Giorgio, posso? Pronto? Pier Giorgio, prima diciamo di iniziare, dovremmo. Ecco, diamo la parola a Massimo Bonella che ci dice le news, prego Massimo. Sì, grazie Ugo, un saluto anche a Antonella Intranò che conducono questa trasmissione di spazio aperto, settimanale di approfondimento radiofonico su Science Web Network da Bari. Io vorrei anche salutare un saluto speciale a Pier Giorgio Caria, reportagista e ricercatore su temi di ufologia e non solo, e naturalmente un Ciao saluto, Massimo. ciao Pier Giorgio, e naturalmente un saluto alla regia centrale in Treviso, Rosario Moreno. Prendo io un attimo la linea qui dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi TV da Venezia per delle notizie che sono in primo piano su tutte le testate italiane. Dunque, 35 le persone arrestate nell'inchiesta veneziana per corruzione, concussione e riciclaggio. Un centinaio gli indagati per presunte tangenti per gli appalti del MOSE, il sistema di dighe mobili, sequestrati beni per 40 milioni, arrestato anche il sindaco Orsoni. Tra i politici coinvolti, il deputato Forza Italia Galan avrebbe ricevuto fondi illeciti. In manette anche l'assessore alle infrastrutture Renato Chisso, il consigliere regionale Marchese, il presidente di Covéco, il generale in pensione Emilio Speziante, tra gli indagati l'ex consigliere di Tremonti Marco Milanese e il magistrato della Corte dei Conti Vittorio Giuseppone. Dunque, cosa dice il PM Nordio? Gran parte della corruzione scoperta oggi è simile a quella di Tangentopoli di 20 anni fa. Molti dei protagonisti sono gli stessi, ma questo è un sistema molto più sofisticato. L'ha detto il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, illustrando l'inchiesta sulle tangenti per il MOSE. Gli elementi in comune con il passato sono una spartizione equivalente tra forze politiche di destra e di sinistra e la farraginosità delle leggi che favorisce la corruzione, spiega Nordio. La Guardia di Finanza, che ha resistito a tentativi di interferenze, dice il PM, ha scoperto false fatture per 15 milioni destinati a fondi neri utili a pagare le mazzette. Ecco, questa è un po' in sintesi la situazione di oggi qui a Venezia. C'è praticamente un terremoto. Un vero e proprio un terremoto politico, una situazione che veramente fa pensare in modo negativo da chi siamo effettivamente circondati. Quindi questo è ecco, motivo di riflessione, anche poi di discussione se voi volete poi fare dei commenti. Io nel frattempo restituisco la linea a Bari, da Venezia a Bari, per il proseguo della trasmissione. A te, Intranò o Ugo? Bene, A voi. noi riprendiamo, grazie intanto per averci concesso la linea. E, intanto vi voglio dire che noi siamo un po' più virtuosi, questi problemi in Puglia non li abbiamo. Ecco, allora, volevo aggiungere, parlando quindi. Sento una leggera vena di ironia in questa No, noi affermazione. non abbiamo questi, noi siamo intonsi, non abbiamo di questi problemi. Ah, però, Ecco, vedi. puri come gigli. Bonella. Bene, approfittiamo di Pier Ugo, Giorgio che c'è solo mezz'ora. ti ho visto arrossire. Ecco. Siamo paonazzi in realtà. Pier Giorgio, allora, che sta succedendo in questo mondo? Perché tutto questo ammazzamento, questi omicidi, queste aggressioni, questa peste del cervello? Che significa, Sì, Arlo? Cos'è Cos'è l'Harvard? l'Harvard, sì, vorrei fare una breve storia perché è un argomento
diciamo generalmente non contemplato dalla nostra scienza medica perché è una situazione quasi sconosciuta, per quanto ci siano adesso degli scienziati, sia nella parte orientale del pianeta, soprattutto Russia e paesi limitrofi, anche qui in Occidente, che stanno scoprendo questa particolarità, questo particolare morbo psichico che attacca la mente delle persone. Allora, prima di spiegare di cosa si tratta, facendo un po' di storia, il primo che parlò di questo fatto qui, del rischio a cui andava incontro l'umanità, fu Eugenio Siragusa, sin dai primi anni 60, quando, grazie agli incontri che egli aveva con scienziati extraterrestri, questi esseri, quindi gente proveniente da altri mondi, questi esseri gli spiegavano che a causa soprattutto della diffusione nell'ecosistema e quindi anche nel circuito alimentare e dell'acqua delle particelle radioattive, queste particelle avrebbero provocato nell'arco di qualche decennio una malattia irreversibile che loro chiamavano Harvard con l'H davanti, una malattia che praticamente crea dei cortocircuiti nei neuroni del cervello, portando la persona a dei raptus improvvisi che spingono l'essere umano ad una spinta irrefrenabile ad uccidere e ad uccidersi. Ora, chi ha qualche anno sulle spalle, un po' anche come noi, Ugo, si ricorderà che le cronache di 30-40 anni fa non erano come quelle di oggi. La violenza sociale, la violenza domestica, la violenza e la corruzione a livello politico che stiamo vedendo oggi, dove praticamente solo qui in Italia quasi ogni settimana vengono arrestati decine di politici o comunque di pubblici funzionari che rubano a man bassa, denotando un livello di etica e di morale praticamente infimo, quindi dei veri e propri delinquenti. È uno degli effetti di questa degenerazione del sistema cerebrale dell'essere umano dovuto sia alle radiazioni e con causa anche al fortissimo inquinamento chimico che è stato disperso nell'ambiente e quindi che è finito nei nostri cibi. Gli effetti delle radiazioni non li conosciamo, Ugo, purtroppo. Nonostante le terribili sperimentazioni fatte sia dall'ex Unione Sovietica che dagli Stati Uniti d'America e da tutte le potenze nucleari, di fatto la scienza nucleare, sia quella civile che quella militare, è una scienza talmente nuova che non siamo ancora riusciti a capire del tutto gli effetti che poteva provocare. Ti cito una intervista che io ho avuto modo di ascoltare dello scienziato Viktor Inushin, un biofisico, che praticamente dice che loro hanno rilevato che non solamente l'inquinamento radioattivo, ma anche semplicemente l'onda tellurica che si sviluppa dopo le esplosioni nucleari, riverberando nelle falde acquifere, provoca nei giorni successivi ai test, provocava perlomeno, un aumento dei suicidi fino a 3 volte. Perché, spiega questo professore, questa particolare vibrazione scaturita dall'esperimento nucleare rompe l'equilibrio molecolare dell'acqua che entrando nella membrana, passando attraverso la membrana cerebrale, provoca una situazione di tremenda instabilità dei neuroni, abbattendo quasi completamente l'istinto di sopravvivenza. Quindi vediamo bene che questi messaggi dati decenni fa da questi esseri provenienti da altri mondi oggi trovano un tristissimo riscontro sia nelle cronache quotidiane, con questo tremendo aumento di incredibili, allucinanti omicidi, peggio che film dell'orrore, ma lo vediamo anche nella degenerazione totale del livello etico della società, soprattutto nei potenti. Perché gli extraterrestri spiegarono che uno dei modi per in qualche modo arginare lo scatenarsi di questo virus che provoca questi raptus, suicidi e omicidi, è una vita, diciamo, con un livello etico, superiore, quindi una vita dedicata non solo al proprio bene e a quello dei propri cari, ma una vita dedicata anche al bene comune, al bene della collettività. Quindi fare una scelta di vita di questo tipo è, per
magari possibilmente anche ad una conoscenza di tipo spirituale, magari non quella spiritualità un po' bigotta, un po' ipocrita, diciamo, del religioso medio che va in chiesa e poi uscito dalla chiesa si fa gli affari propri, ma una vita spirituale sentita dove la comunione con Cristo, con Dio, la preghiera si uniscono all'azione. Abbiamo grandi esempi anche sia nel mondo civile che quello cattolico. Abbiamo padre Alex Zanotelli, don Luigi Ciotti e altri, don Cosimo Scordato a Palermo. Quindi dei religiosi che dedicano la vita alla preghiera ma anche all'azione. Questo spiegavano gli scienziati extraterrestri, è uno dei modi più importanti, uniti anche ovviamente ad una certa cura nell'alimentazione, in ciò che si beve, uno stile di vita abbastanza morigerato per immunizzarsi, in qualche modo contenere questi attacchi così terribili che provano poi dei lutti indicibili nelle famiglie. Ma, verrebbe però, Pier Giorgio, verrebbe da chiedersi, questa diagnosi sicuramente ha delle valide, naturalmente dei validi fondamenti, ma è Sì, vero anche. guarda, è uscito un articolo l'anno scorso, Ugo, dove ovviamente non lo chiamano con quel nome lì, ma equip di scienziati hanno scoperto che esiste questa improvvisa disfunzione, questo cortocircuito dei neuroni del cervello, quindi già la scienza ha scoperto questi effetti. Non ha capito bene forse le cause, però lo stanno studiando. Quello che vi ho detto in relazione al discorso che fa il professor Inushin spiega quanto sia stata e sia tuttora tremenda la decisione che ha preso l'umanità di usare l'energia nucleare, sia a scopi civili e sia a scopi militari, per quanto alla fine sappiamo bene che le due cose sono intimamente legate. Sì, ma se potessimo ascoltare magari un'indagine sociologica, parlo del nostro paese, magari qualche sociologo potrebbe dire che una crisi economica come quella che stiamo vivendo noi potrebbe essere magari alla base di alcune iniziative suicide, oltre che omicide. Ci Sì, sono, voglio dire, concause magari. ma questo Ugo possiamo comprenderlo solo nel caso in cui parliamo di persone o imprenditori, quindi operai o impiegati che hanno perso il lavoro o imprenditori che hanno visto la loro attività rovinarsi a causa della crisi. Ma questo sta succedendo dappertutto, in tutte le famiglie, in tutto il mondo. Noi vediamo questo terribile aumento. Non so se avete sentito di quel ragazzino 12 anni in Sardegna, a Tempio, che ha ucciso la famiglia, quella donna che è stata crocifissa qualche giorno fa, cioè raptus improvvisi, e questo è testimoniato dalle interviste che vengono fatte dopo l'accaduto dai giornalisti, dove le persone, il vicinato, dicono: ma era una brava persona. E se andiamo a vedere anche le interviste o le dichiarazioni degli stessi omicidi, ci dicono: non so cosa mi è successo, io amavo mio zio, io amavo mio padre o mio nonno. Cioè non siamo sempre nell'ottica di casi come quelli tristi che abbiamo conosciuto, di ragazzi che uccidevano per avere i soldi per andare in discoteca. Abbiamo casi di persone comunissime che stavano ben inserite all'interno della famiglia e che poi improvvisamente hanno questi raptus tremendi di cui loro stessi non sanno darsi una spiegazione. Ma Pier Giorgio, questo è un problema che può coinvolgere chiunque, immagino, a prescindere. Certo, è un problema che può coinvolgere chiunque faccia una vita egoistica e finalizzata solo al godimento personale. Fosse anche la comune persona onesta, infatti non stiamo parlando, i protagonisti di questi delittuosi fatti non sono, diciamo, persone che vivono borderline nella società, sono persone comunissime, oneste, che lavorano, però fanno una vita egoistica, cioè vivono una vita comune, quindi una vita dedicata a cose futili, alla materia e basta. Questo Quindi magari se anche in modo inconsapevole, perché comunque la cultura dilagante è proprio quella basata sul penso a me stesso, su un egoismo radicato, per cui. assolutamente sì, Antonella, non sto certamente colpevolizzando qualcuno, sto semplicemente enunciando dei dati e dei fatti di cui oggi abbiamo tristissimo riscontro nella nostra società, ma cose che io conosco da quasi 30 anni perché il mio padre spirituale, che era Eugenio Siragusa, che era stato un grande contattista,
Lui queste cose le diceva in tempi non sospetti, negli anni 60, negli anni 70, eravamo all'apice del boom economico. Figuriamoci che tipo di sensazione o di scandalo creavano discorsi di questo tipo. Oggi invece, cosa impensabile all'epoca, dove l'uccisione di un bimbo o un rapimento destavano grande scandalo in tutta la società italiana, oggi ne accadono tutti i santi giorni e non ci fa più caso nessuno. Cioè, ci siamo Bene. persino assuefatti a cose terrificanti. Pier Giorgio, ma perché temporalmente proprio ora? Cioè noi non sappiamo l'inizio di questo contatto, diciamo, con queste forze extraterrestri, con queste unità Ora, mediche. Perché Ugo, ora? perché dopo lo scoppio delle due bombe su Hiroshima e Nagasaki, le civiltà cosmiche hanno avuto la prova provata che l'umanità terrestre aveva imboccato una via senza ritorno. Tu sai bene che sono state esplose solo per test nucleari oltre 2000 bombe atomiche tra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America e le altre potenze nucleari. Quindi, a parte tutto il discorso legato ai vari incidenti nucleari, non ultimo Fukushima, ma c'è stata una dispersione terrificante di radioattività nel sistema biologico terrestre, cosa che ci viene assolutamente nascosta e non portata alla consapevolezza dei media. Ma il pianeta Terra ha una situazione devastante dal punto di vista dell'inquinamento radioattivo. Perché non solamente abbiamo assistito a questo, ma andiamo a vedere anche la situazione nell'ambito medico, tu che sei un professionista, Ugo. Non abbiamo visto, parallelamente all'emancipazione e all'avanzamento della scienza medica, una diminuzione delle malattie. Sono sparite alcune malattie, ma ne sono esplose altre su cui siamo impotenti: Alzheimer, Parkinson, SLA. Stanno aumentando, cancro, aumentano a dismisura, quindi c'è una progressione inversa dove non corrisponde all'ampliamento della conoscenza medica una diminuzione delle malattie. Al contrario, la scienza medica aumenta, diciamo, si evolve, ma le malattie aumentano esse stesse. Quindi c'è qualcosa che non quadra in questo rapporto. E qual è? Che il nostro mondo, il nostro corpo, i nostri organismi, i nostri cibi, le nostre acque, la nostra aria sono inquinati in maniera ormai, secondo me, irreversibile. Noi non abbiamo oggi una scienza, o forse se ce l'abbiamo non la fanno usare perché comunque l'industria che produce questi inquinamenti, che è in mano alle grandi multinazionali, questi agglomerati di potere che condizionano tutta la politica del pianeta, non solo quella italiana, non permettono che determinate tecnologie, diciamo così, pulite o free energy, eccetera, eccetera, vengano utilizzate. Quindi oggi siamo impantanati in un cul-de-sac, in un vicolo cieco da cui la società, anche a causa di una carentissima informazione, ma anche a causa di un tremendo egoismo del singolo cittadino, siamo in un impasse da cui non riusciamo più a uscire. In una condizione dove poi questo, Ugo, fino a che questi raptus, questa situazione la vive, diciamo così, un povero Cristo, un ragazzo, un padre di famiglia, una madre di famiglia, questa violenza tremenda si esaurisce nell'alveo familiare. Ma se questo attacco viene a un potente, uno che è il presidente degli Stati Uniti, uno che è Putin, e ha in mano i codici di lancio dei missili nucleari, i danni che noi, i rischi che noi corriamo sono di ben altro livello. È Anzi, ti molto dirò di più, Ugo, interessante. Prego, le prego, Pier Giorgio. comunicazioni più recenti di questi esseri dicono che proprio i potenti, la cui vita è ovviamente molto più dissoluta di quella di una persona comune, grazie alla loro grandissima disponibilità economica, sono quelli portatori, i portatori più prolifici di questo morbo, cioè le persone più soggette e con meno difese rispetto allo scatenarsi di questo tipo di situazione. Bene, possiamo chiedere ai nostri amici extraterrestri, oltre che fare una diagnosi, ci diano anche un aiuto terapeutico? Ma loro lo stanno facendo da anni, Ugo, hanno
ridotto enormemente, grazie alla loro altissima scienza, la quantità di radionuclidi che sono stati poi dispersi nell'ambiente. Se no, già oggi l'umanità, Ugo, sarebbe estinta, perché la quantità di radiazioni che è stata dispersa nel mondo è, se uno non fa uno studio diretto e specifico, non ci rendiamo conto, noi cittadini, di cosa hanno combinato i potenti nel mondo. Quindi questo gli extraterrestri l'hanno fatto e continuano a farlo, di questo io ho notizia certa. Ma non solo, ci hanno detto anche come immunizzarci da questo virus. Non abbiamo una scienza medica, diciamo, con delle sostanze che in tal senso possano agire, però ci hanno detto dovete cercare di avere un'alimentazione il più pulita possibile, quindi controllare l'origine dei cibi, controllare l'origine dell'acqua che beviamo, cercare di avere una vita che abbia un fondamento etico-morale superiore alla media, insomma, questi sono tutti sistemi. Vivere con persone, frequentare persone che abbiano un livello etico e spirituale, diciamo alto, medio alto, ecco, tutte queste situazioni, spiegano gli extraterrestri, sono come un vaccino potentissimo che praticamente fa sì che per tutta la vita questo morbo non si scateni. E c'è un dato molto importante che vorrei far notare. Allora, negli ultimi anni, a partire da quel famosissimo film che è stato Io sono leggenda con Will Smith, l'attore americano, sono diventate in tutto il mondo di gran moda le fiction e le serie sugli zombie. Ecco, l'umanità Infatti, sta diventando uno zombie e tra l'altro c'è quella serie americana che si chiama The Walking Dead, dove di fatto io la vedo come una, diciamo così, finzione televisiva, ma dove viene detta la verità, con questo virus che attacca il cervello delle persone, che una volta morte il virus le resuscita e diventano dei cannibali che vagano per le strade senza senso e senza meta. La cosa curiosa che riscontro in questo film è che praticamente tutti gli esseri umani, anche quelli che sono ancora sani, sono portatori del virus. E quindi uno può avere per tutta la vita non manifestarsi questa malattia nella fiction di cui sto parlando, ma una volta che muore, automaticamente il portatore sano diventa preda del virus che si attiva. Ecco, tutta l'umanità. Probabilmente anche noi, Ugo, siamo portatori di questo virus, ma se noi dedichiamo la vita al bene, alla spiritualità e al miglioramento della società, possiamo stare tranquilli che non prenderà il sopravvento. Però credo, almeno a me è capitato, che a volte in situazioni di stress o di irritazione, un po' di istinto omicida verso qualcuno, fosse anche quello che ti ha fregato il parcheggio, ti viene. Poi lo controlli, questo raptus, questo istinto, però cresce sempre di più. Quindi se noi non ci immunizziamo, rischiamo. Non è normale che ti venga l'istinto di uccidere qualcuno per un parcheggio o perché è stato sgarbato. Non era così la società degli anni 50, degli anni 60. Era una società diversa, più equilibrata. Pier Giorgio, scusami, ma io purtroppo ho studiato, cerco di studiare un po' la componente dei virus e diciamo che loro hanno una struttura RNA o DNA, cioè hanno No, una no, questo è un identificazione. virus, questo è un agglomerato energetico che attacca la ghiandola pineale. Quindi stiamo parlando della parte multidimensionale dell'essere umano, di cui la scienza medica tutt'oggi è allo zero assoluto. Almeno per Dell'uomo. quanto ci è dato sapere. Sto parlando della scienza ufficiale, Quella poi io ufficiale. so, anche voi conoscete, che ci sono scienziati che invece hanno molta informazione su queste parti sconosciute alla scienza e le usano anche a livello medico. Quindi ci sono persone che sanno questo, ma non sono certo la media o la normalità. Quindi la scienza degli ospedali, delle industrie farmaceutiche, del medico condotto o del chirurgo, la scienza normale, medica, non sa niente di queste cose, non sa niente dell'eterico, non sa niente dell'astrale e tantomeno dello spirito. Quindi se noi non conosciamo questa struttura reale dell'essere umano, ovviamente a livello di salute e di medicina non possiamo intervenire.
Infatti non riusciamo a intervenire, nonostante comunque, cito di nuovo questi scienziati, sia l'equipe occidentali che Yushin, che credo abbia lavorato con altri colleghi, hanno già capito che nell'essere umano accade qualcosa di grave anche nel momento in cui queste radiazioni o queste vibrazioni derivanti dell'energia nucleare comunque scatenano nell'acqua contenuta nel cervello, scatenano dei conflitti che poi portano la persona a perdere l'istinto di sopravvivenza e l'istinto, diciamo, che inibisce la violenza verso il prossimo. Scusami Pier Giorgio, ma scusami Antonella, ti rubo un po', anche perché è preziosa la presenza di Pier Giorgio, per cui approfittiamo, insomma. Voglio dire, se, facendo una diagnosi a posteriori, sarebbe Sì. quindi facile, localizzando la maggiore frequenza di atti suicidi o omicidi, Sì. conoscere indirettamente la sede di maggiore inquinamento allora. Certo, purtroppo Ugo, io vedo che è globale. Soprattutto, sicuramente questo discorso è più facile nei paesi dove c'è ancora benessere, perché nei luoghi dove la gente muore di fame è difficile discernere e anche fare indagini in tal senso, perché sono dei mondi dove di fatto regna un tale caos e una tale devastazione che lì muoiono come le mosche, a prescindere, per fame, per arbara, eccetera, eccetera. Sicuramente, se vogliamo fare un'analisi e quindi una percentuale, un grafico dell'andamento delle cose, in Occidente assistiamo indubbiamente, decennio dopo decennio, un peggiorare, un aggravarsi terrificante dello stato di violenza sociale e familiare, a prescindere dallo stato di violenza politico, che comunque anche quello non è che siamo messi bene. Adesso abbiamo visto, ed è venuta fuori anche la notizia dei miliardi di dollari che gli Stati Uniti d'America hanno investito per destabilizzare l'Ucraina. Quindi, di fronte a situazioni di questo tipo, beh, non possiamo tenere gli occhi chiusi, secondo me. Cioè, assistiamo ad atti di violenza, di genocidio, di terrorismo di portata inaudita rispetto a quello che comunque accadeva decenni fa. Pier Giorgio, come dicevi tu, i messaggi sono iniziati con Eugenio Siragusa e proseguono ancora tutt'oggi con Giorgio Bongiovanni. Sì, Gli non extraterrestri solo. hanno, non solo, certo, queste sono però le conoscenze, diciamo, più vicine a noi, quelle che Sì. frequentiamo quotidianamente, si può dire. Ultimamente è stato dettato un libro dagli extraterrestri, un libro che si intitola La giustizia di Dio nella Bibbia. Sì, è una raccolta di messaggi che Giorgio Bongiovanni, che ricordo a chi sta ascoltando il programma, è uno stigmatizzato, oltre che essere anche un contattato dagli esseri di luce, dove questi esseri affrontano questo tema, diciamo così, di origine biblica, che è la giustizia o l'ira di Dio. Che sta accadendo? Quindi cosa significa in brevissima sintesi? Significa che la potenza di Dio, quindi il progettista e il realizzatore della creazione, noi compresi, deve intervenire e salvare quella parte di umanità che è rimasta ancora relativamente sana, quindi che ancora cerca di lottare per i valori, per l'ecosistema, per il pianeta, eccetera, eccetera, prima che la catastrofe globale estingua completamente l'umanità. Quindi è un atto misericordioso che il Padre Divino fa attraverso degli strumenti di cui fanno parte anche questi esseri cosmici, ma ne fanno parte soprattutto i quattro elementi della natura, che sono aria, acqua, terra e fuoco. Interverranno nei prossimi anni in maniera sempre più forte e violenta, da un lato per il disequilibrio che ha provocato l'uomo con le sue azioni, da un altro anche per, diciamo così, purificare questa società, che ormai è una società che spinge sempre di più verso una degenerazione terrificante. Vorrei ricordare l'apertura dei bordelli in Danimarca, se non erro, dove le persone pagano per accoppiarsi con animali, gli scandali di pedofilia, i traffici di bambini, insomma, nel nostro mondo. Se io, immaginiamoci Antonella, Ugo, immaginiamoci se noi fossimo dei viaggiatori spaziali, arriviamo su un pianeta e in questo pianeta vediamo accadere e fare
dalle persone che abitano questo pianeta le cose terrificanti che facciamo noi: violentare bambini, donne, stupri di massa, bambini soldato, traffico di droga. Cioè, che penseremo? Atterreremo in un pianeta così? Io penso che ce la daremo a gambe levate, quindi non abbiamo un buon biglietto da visita da mostrare ai viaggiatori interstellari. Quindi deve intervenire e deve, oddio, dico così, ma sappiamo attraverso queste comunicazioni a Giorgio Bongiovanni, Eugenio, ma tantissimi altri, anche militari, anche presidenti di nazioni come gli Stati Uniti, come la Russia, gli extraterrestri hanno dato queste informazioni, questi messaggi, ma purtroppo il potere mondiale che controlla i governi di tutto il pianeta impedisce che si giunga ad un reale miglioramento di questa situazione. E oggi chi comanda il pianeta sono l'industria bellica e la criminalità organizzata e le banche. Questo è principalmente la cupola che sta facendo della nostra vita un cimitero terrificante. No, l'ultimo, Pier Giorgio, scusami, l'ultima frase non l'abbiamo, ed era la più importante, non l'abbiamo ascoltata, c'è stata un'interruzione. Dicevo che i poteri che oggi hanno in mano il mondo, compreso quello americano, sono l'industria bellica, l'industria del denaro, quindi le banche e le criminalità organizzate. Quindi scordiamoci che il signor Renzi o il signor Obama o chiunque altro abbiano il potere e la capacità di una propria decisione libera ed autonoma. Non è così, ma non lo è già da decenni. E questo è un discorso che gli extraterrestri, già dalla fine degli anni 70, spiegarono Eugenio Siracusa. Purtroppo, in questo scenario, loro hanno anche rivelato che tutte le religioni del mondo sono assoggettate a questo potere, sono sotto ricatto e ubbidiscono ai loro ordini. È molto chiaro questo concetto, anche perché credo che le conseguenze e le ripercussioni di tutto questo siano sotto i nostri occhi ogni giorno. Sì, io non, vedi, quando parlo di queste cose, Antonella, non è facile, mi rendo conto che può suscitare paura, ansia nelle persone, non sono discorsi facili, però la nostra vita diventa sempre più non trovo il termine, una non vita, possiamo chiamarla così, una pantomima di vita, non è più vita. Abbiamo sicuramente molti più oggetti, molto più benessere, ma la qualità della vita, io vedo, secondo me, scaduta, sta scadendo sempre di più. Altra cosa che voglio dire, in questo momento magari a chi ancora sta bene, chi sta relativamente tranquillo, questi discorsi possono sembrare esagerati, ma siccome sappiamo per quanto è stato detto da questi esseri, ma anche per quanto è scritto in tutte le profezie, a partire da quella di Cristo, che ritroviamo nei tre Vangeli e nel libro dell'Apocalisse di Giovanni, io so con certezza assoluta che queste cose accadranno con sempre più frequenza, con sempre più globalità, per cui è un messaggio, quello che io vi sto dando, anche di preparazione, anche un messaggio che può in qualche modo farci comprendere quando queste cose accadranno sempre più vicino a noi, perché stanno accadendo e grazie anche all'informazione che vi sto dando, avere la possibilità di difenderci, come vi ho detto, con uno stile di vita di un certo tipo, eccetera, eccetera. Beh, non è terrorismo psicologico quello che noi facciamo, cerchiamo semplicemente di far notare a chi ci ascolta e ci auguriamo che si facciano a loro volta portavoce con chi non ha la possibilità di seguirti, Pier Giorgio, che comunque abbiamo una possibilità di scelta. È il nostro libero arbitrio che deve entrare in campo in questo caso e operare la scelta corretta a favore della vita. È nella nostra Assolutamente. quotidianeità che possiamo fare in modo di rendere questo processo reversibile, anche se sicuramente partiamo da un punto di deciso svantaggio rispetto alla realtà. Ma se cominciassimo a prendere consapevolezza che tutto quello che diciamo in questa sede e in altre, perché grazie a Dio Pier Giorgio e Giorgio Bongiovanni lo ricordiamo, quotidianamente con la loro opera a favore della vita portano questo messaggio a chiunque. Non ultima c'è stata una tua conferenza a Lugano, se Sì, non erro, Pier Giorgio. questo sabato sono stata a Lugano, esattamente a Paradiso, che è vicino a Lugano,
dove grazie alla presidentessa del Centro Ufologico Svizzero è stato organizzato un convegno a cui ho partecipato e ho parlato di questa realtà, della situazione, eccetera, eccetera. Quindi si fa quel che si può, Antonella. Si vorrebbe fare di più, ma non è facile oggi perché sicuramente non sono discorsi che nei grandi media ti Trovano permettono di spazio, fare, trovano spazio. certo. Io Secondo me aspettiamo di prenderlo. vi devo Massimo, volevi salutare, dirci Antonella. qualcosa? Sì, Ah, Massimo, certo. un'ultima. No, Pier Giorgio, noi ti sì, ringraziamo. ma prima di lasciarci, Pier Giorgio, devi pagare una penale. Lasciaci un messaggio di speranza prima che tu vada via, eh. Il messaggio di speranza è che tutti coloro che si attiveranno e si uniranno ad altre persone per difendere la legalità, per difendere l'ambiente, per difendere l'etica, quindi tutti i valori positivi di una società, diciamo così, positiva, saranno aiutati e verranno tolti fuori dal caos che invece i codardi, i corrotti, i guerrafondai scateneranno. Quindi quello che io dico è che è certissimo che una parte di umanità sopravviverà e ci sarà l'aiuto, come tutt'oggi e già dal passato c'è, di questi esseri potentissimi, di queste civiltà cosmiche. Quindi il nostro è, diciamo così, un proteggerci attraverso un consapevole uso del nostro libero arbitrio da una situazione messa in atto da altre persone, non certamente da noi, ma noi abbiamo il santo obbligo di opporre una resistenza perché la vittoria è certa. Quindi io sono certissimo che l'umanità sopravviverà e che anche questo mondo conoscerà finalmente la pace, l'abbondanza, la fine delle guerre, delle malattie e così via. Quindi è un momento di resistenza, dobbiamo tenere duro, ma la vittoria è certa. Per cui questo a me mi lascia, per quanto deluso e sconfortato da quello che accade quotidianamente, però in fondo al mio cuore sono sereno perché so come andranno a finire le cose. Grazie per Giorgio. Bene, grazie. Intanto ti impegniamo per una prossima futura trasmissione. Nella Sì, quale ci volentieri, Ugo. parlerai della Ecco, presenza extraterrestre nell'arte e nella storia, perché ho visto delle immagini perfetto. che mi sono piaciute tantissimo. Senti proprio. D'accordo. Grazie, Grazie, un saluto a tutti. abbraccio. Ciao Rosario, ciao Massimo. Ciao. 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 Ecco, Pier Sì, Giorgio. Massimo. Aspetta, ti supplico, aspetta un attimo, non andavi a proprio un minuto, ti chiedo per commentare un attimo questa notizia così in coda a tutta la trasmissione che è una notizia attinente a quello che hai detto poco fa. Dunque, in Giappone è iniziata la costruzione di un muro di ghiaccio sotterraneo intorno alla centrale di Fukushima, riportano i media locali. Questa struttura deve fermare la diffusione di acqua radioattiva. Secondo il piano, oltre 1500 tubi saranno posizionati sottoterra in profondità intorno ai reattori della centrale. Attraverso loro verrà alimentata una sostanza che congelerà il suolo, creando così una barriera che bloccherà l'acqua radioattiva. Per questo progetto le autorità giapponesi stanzieranno circa 320 mila dollari dal bilancio dello Stato. Con un tuo commento così brevemente. Il mio commento è che lodevolissima iniziativa, ma ormai la stalla è vuota, i buoi, le pecore e anche il fattore sono scappati, quindi va bene, però sappiamo bene che sono state scaricate già nell'Oceano Pacifico, che è quasi morto, milioni di tonnellate d'acqua radioattiva e quelle sono in circolo. Sono in circolo. Io ho visto dei filmati dove persone fanno delle misurazioni sulle coste del Pacifico degli Stati Uniti d'America, i contatori Geiger vanno in allarme, quindi già la radioattività ha superato l'oceano ed è arrivata lì. Quindi facciano pure la radiazione on the rocks, ma bisogna pensarci prima, cioè certe cose non bisogna semplicemente metterle in pratica. Io ricordo il grande scienziato Ettore Majorana che era totalmente in disaccordo con quello che andavano facendo Fermi e ragazze di via Panisperna. Cioè, l'energia nucleare non andava fatta. Purtroppo l'uomo è un pazzo che porta avanti certe cose. Quindi oggi, certo, intervenire bisogna intervenire comunque, però è un po' in ritardo. Cioè, gli eventi ormai sono a un livello tale. E non è solo Fukushima, dobbiamo stare molto attenti e seguire con grande attenzione quello che accadrà da oggi in avanti in Ucraina, tra Stati Uniti, Russia, Cina, eccetera, eccetera, perché da lì sono certo che scaturirà un focolaio terrificante e pericolosissimo per il genere umano.
Ecco, questo fa pensare, come ho detto anche prima, ci fa capire da chi siamo circondati. Grazie per Giorgio Caria, anche qui dalla redazione di Venezia. Un saluto a voi tutti, di nuovo. Ciao. Ciao Giorgio. Eccoci tornati. Beh, Massimo insomma, e Rosario, dobbiamo stare anche tu, Ugo, perché tu, sono Ugo, ecco, radioattivo. sei radioattivo a Sì. modo tuo, eh? Dobbiamo stare attenti alle scelte che facciamo ogni giorno, perché non è vero che siamo impotenti. Certo, hanno voluto convincerci di questo, hanno voluto annichilirci, ma Certo. in realtà ognuno di noi, ogni giorno, anche attraverso le scelte più banali, cioè se, scegliere se fare la raccolta differenziata o meno, decide di dare un contributo. E il senso di questo contributo. Mi chiedo quale senso abbia il contributo dato, per esempio, dai nostri politici, Massimo, che adesso sono indagati, sono inquisiti nel Veneto. Mi pare di capire che l'operazione condotta in Veneto sia collegata all'inchiesta che si sta facendo a Milano, in Lombardia. È giusto, Massimo? Ci sono vari collegamenti, dobbiamo attendere adesso lo sviluppo delle notizie e poi essere più precisi, magari in qualche notiziario speciale che normalmente apriamo con Sarsu Web Network. Appena ci sono degli sviluppi ne daremo conto, seguiremo questa situazione. Come avete sentito è molto, molto una cosa molto seria, forse ancora più seria di Tangentopoli. E quindi vi lascio a voi immaginare la dimensione del tutto, insomma. E che contributo possono aver dato? Intanto un cattivo esempio alla società, ai giovani, perché questi qui hanno fatto solamente i propri interessi, i furbastri sostanzialmente, e hanno andato a scapito della società, e quando dico società intendo anche del territorio, dell'ambiente. Quindi sono state fatte delle opere. Come non so, il passante di Mestre, l'allacciamento a 28 con la 27, che non si possono poi percorrere perché costano un sacco di soldi, costano tanti tanti soldi. Perché tu, Ugo, basta che pensi che da Mestre a Sacile, che sono meno di 80 km, dico meno di 80 km, e si arriva a pagare circa 6 euro. Ora, 6 euro andata, 6 euro ritorno, insomma, sono già 14 euro. Ti fai in mezzo pieno di GPL in Certo. auto e quindi uno dice: beh, preferisco fare la strada normale a questo punto. E quindi queste opere non servono a niente, servono solamente ad aver scassato un territorio, aver distrutto fossati, distrutto verde, buttato via alberi sistematicamente, rotto le sorgenti e basta. Questo è il dato di fatto, questo è come si può dire, quello che noi fotografiamo. Questi sono i frutti dei nostri gestori della politica, per quanto riguarda almeno qui del Triveneto, del Veneto, questo io vedo. Dalle Alpi al mare, oramai, fino all'Alto Adriatico, oramai è tutta una cementificazione. Io in auto guardo spesso queste cose qua, a volte anche mi fermo, controllo, verifico, laddove prima so che c'erano dei campi, ma mi trovo delle rotonde assurde o dei sottopassaggi che non servono a niente. Va bene. Che si poteva evitare o magari ridurli, cioè, voglio dire, senza andare a interessare tantissimo spazio agricolo, ecco. E quindi vedo tanti centri commerciali, poi sento di progetti che vogliono realizzare qui nell'Interveneziano, per darti l'idea, tu sei di Bari, per darti l'idea un attimo, è nella zona dell'aeroporto di Venezia, aeroporto Marco Polo, lì siamo addirittura più bassi del livello del mare, vogliono cementificare chilometri quadrati, ma ci rendiamo conto, quella è una zona verde, una zona anche, diciamo, che ha il compito non solamente di permettere alla gente di andare a fare dei giri in bici, a respirare un po' di aria pulita, ma anche di filtrare l'aria di una città come Mestre che è molto inquinata. Ecco, questo. Ora c'è colgo l'occasione per richiamare il concetto del contratto di Fiume, dove la cittadinanza vuole tutelare il territorio, vuole vedere in che situazione è messo, vuole andare a rivalutare anche i propri corsi d'acqua che passano vicino alla città, insomma, vuole rivedere il territorio, analizzarlo e cercare di far emergere
la validità, la positività del verde, diciamo, nelle periferie. E questo va un po' a contrastare con queste idee negative di voler cementificare. Questo è un movimento che viene avanti, diciamo, una forza politica molto interessante. Ecco, recentemente abbiamo registrato una trasmissione di Pianeta Oggi Reporter. Dunque, cos'altro dire? Questi sono purtroppo i frutti di questi politici. Adesso pagheranno, adesso risponderanno. Speriamo che la cosa possa andare, diciamo, come dire, che possa andare, insomma, a far luce su tutte queste cose nefaste che hanno combinato. Massimo, Ecco. tu che ne pensi? C'è una sorta di congregazione di strutture malavitose, ognuno ha il proprio nome, e una sorta di connubio fra forze politiche, credo che si possano annoverare tutte quelle dell'arco costituzionale, credo che ci siano anche delle rivelazioni di qualche pentito, che non hanno lesinato, di esprimere un collegamento con sindaci di ogni colore, di ogni forza politica. Bene, alla luce di questa conoscenza che si associa a tante altre simili, io credo che ci si debba porre una domanda. Come mai le forze, del male, diciamo, quelle aggressive, sono sempre pronte, abili ad unirsi e quindi a procedere verso il male, mentre chi dovrebbe contrastarlo rimane autonomo, singoli, lontani da un'azione sincrona di gruppo che possa tentare di fermare. Sembra quasi una malattia, un male incurabile questo. Cioè, al di là di quelle piccole schegge, forse anche la nostra potrebbe essere definita tale, di protesta o di iniziativa in questo senso, vedo che la maggior parte della gente è ferma e si ferma a fare una mera registrazione, un'analisi di quello che accade, ma iniziative di aggregazione, così come fanno loro, non le vedo sul territorio. Come mai, secondo te, la gente non vede queste cose? Allora, due cose posso dirti. La prima è questa, che c'è un movimento, che si sta creando, che appunto, come dicevo prima, è il processo del contratto di Fiume, questa cittadinanza, che vuol vedere, bene come è messo il proprio territorio, quindi rivalutare tutto, dal corso d'acqua al fiume, al canale, alla foce, anche alla sorgente e al bosco della propria periferia, come ad esempio a Mestre c'è un bosco che è molto interessante, sono proprio lunedì scorso a visitarlo, a registrare proprio una trasmissione, e c'è quindi questo movimento positivo, che non è locale, è qua il punto che volevo arrivare, ma è nazionale, il contratto di Fiume si sta, diciamo, evolvendo a livello nazionale. Questa è una cosa molto positiva. L'altra cosa che poi volevo dirti, praticamente è ormai tutto quanto degenerato, è come un tumore che va in metastasi, di conseguenza rimaniamo solo noi come schegge, come giustamente hai detto tu Ugo, a cercare di fare qualcosa, a cercare di buttare un fascio di luce di fronte a queste problematiche. La gente, una buona parte della popolazione, è verissimo, soprattutto i giovani, che preferiscono andare al mare o andare in montagna o in discoteca piuttosto che affrontare questi problemi della propria casa, possiamo dire, della propria zona dove abitano. E perché cosa vuoi? È anche vero che la gente è stressata perché ha mille obblighi, tantissimi impegni. Dalla mattina alla sera c'è sempre da fare qualcosa e non si è mai finito, e di conseguenza questi problemi nel territorio vengono a meno, non vengono notati dalle persone. Ecco, questa è un po' l'analisi, che dà una spiegazione alla tua domanda. Sicuramente è una risposta esaustiva, ma io vi chiedo, scusami se insisto, i giovani che prendono consapevolezza di una mancanza di lavoro, una percentuale altissima di questi giovani e quindi anche delle famiglie di appartenenza, sono consapevoli di una situazione del genere. Abbiamo notizie non belle, che ci giungono da tutte le parti del mondo, le ultime ce le ha date Piergiorgio, abbiamo situazioni difficili da gestire.
Quando, secondo te, questi giovani, queste famiglie diventeranno consapevoli tanto da cambiare il loro modo di vivere, il loro modo di pensare, il loro modo di agire e quindi essere più coinvolti? Perché noi abbiamo il movimento di cui tu parlavi, sicuramente un'iniziativa encomiabile, ma di qui non abbiamo bisogno solo di movimenti, qui abbiamo bisogno di sussulti, abbiamo bisogno di cambi radicali. Esatto, Ugo. Sarò telegrafico. Se iniziano ad arrivare delle catastrofi, delle anomalie, delle forti anomalie climatiche, allagamenti continui, che ne so, tombe d'aria mai viste, cioè almeno qui in Europa, cioè tornadi giganteschi, allora ecco che la popolazione è la volta che si ferma e si chiede: ma qui abbiamo, c'è qualcosa che non va, qui abbiamo rotto un equilibrio. Cioè, qui ne va della nostra vita. Allora ecco che a quel punto forse però è troppo tardi. Però è troppo tardi. Allora io dico sempre, cerchiamo di reagire quando abbiamo lo stomaco pieno e non quando è vuoto, che dopo non abbiamo neanche la forza per fare la minima, per dare la minima reazione a queste cose qua. Invece l'uomo purtroppo reagisce sempre quando si trova con l'acqua alla gola, sempre quando succede il patatrac. Cerchiamo invece di, come dire, di prevenire delle situazioni, e i segnali li abbiamo, che c'è qualcosa che non va, che l'uomo ha distrutto l'equilibrio planetario. Ci sono delle anomalie continue. Prima Pier Giorgio Carì ha parlato di test nucleari che ne hanno fatti a centinaia e centinaia. Questo poi ha un seguito, il pianeta reagisce con delle situazioni molto strane che apparentemente non riusciamo a dare una spiegazione, no? Perché se io do un calcio a te, tu me lo restituisci subito, ma quando tu dai una pugnalata al pianeta, non è che il pianeta ti restituisce subito, ecco, la reazione, te la può dare dopo anche 20 anni. Ecco, questo ricordo l'intervista che facevo a uno scienziato, membro onorario degli scienziati di Mosca, il dottor Costantino Paglialunga, alla radio di Treviso. Si parlava proprio di questa, della reazione che ha il pianeta, no? Poi di fronte ad una violenza che tu gli fai, insomma. Ecco, per esempio, i test atomici, perché non è come scoppiare una carica di dinamite, è ben altro quello che ha detto l'esperto prima, Pier Giorgio Caria. La gente, tornando al discorso tuo, non vede queste problematiche o fa finta di non vederle perché è attenuato da tanti problemi. Però nel momento in cui si trova con l'acqua alla gola e iniziano, come ti ripeto, a esserci delle catastrofi, allora ecco che è la volta che si ferma di brutto, inizia a chiedere, allora si informa, e allora sarebbe da dire perché prima, non ci avete pensato prima. E unirsi tutti quanti assieme per capire cosa sta succedendo, e invece che adesso, solo perché vi è caduto il masso sopra la testa. Prima ci danno a noi dei catastrofisti, no? Ricordo anche negli anni 90, quando si parlava di queste cose qui, noi eravamo sempre visti come catastrofisti, no? Però poi quando ci sono, per esempio adesso nella TV nazionale non vedo più quegli esperti che dicevano: ma queste anomalie climatiche ci sono sempre state. Adesso no, anzi stanno ammettendo che il clima è cambiato. Quando noi parlavamo negli anni 90, nel 94, 93, 97, alla radio di Treviso o in altri media da parte di altri miei colleghi di queste problematiche, di queste anomalie climatiche, dicevano che eravamo catastrofisti. Okay? Allora, dove sono quei personaggi che andavano nei network nazionali a dire che sono sempre state queste anomalie? Dove sono adesso? Adesso li voglio. Voglio vedere rispondere, no? Di fronte a queste improvvise trombe d'aria che succedono, fanno danni, oppure a grandinate mai viste, tanto per dire cose più piccole, ma c'è di peggio, insomma. Ecco, questi personaggi sono spariti. Probabilmente non lo so perché venivano a dirci a noi che eravamo dei catastrofisti. Forse sono stati anche pagati per dire alla popolazione in generale che queste cose sono sempre esistite. Mi viene da pensare anche a questo, non lo so. È una mia ipotesi. Massimo, Dimmi, da Antonella. viene ammesso, dicevo Massimo, è la stessa ragione per la quale non si ammette pubblicamente che esistono già da decenni contatti tra alcuni governi e le realtà extraterrestri. Questa è un'altra verità che viene omessa completamente,
perché comunque determinerebbe la messa in discussione di tutti i massimi sistemi. Quindi quello che oggi è il potente di turno, di fronte alla rivelazione di una verità ormai incontrovertibile, perderebbe tutto il suo potere, perderebbe tutto il suo fascino, diciamo così. Da sempre purtroppo c'è la tendenza, anzi, non credo sia più una tendenza, credo sia un'abitudine, a mistificare e a omettere la realtà. Questo perché comunque si deve mantenere lo status quo. Questo stato di cose Senti. consente a pochi di vivere molto meglio che la massa. Il settore, la materia ufologica, l'ufologia è scomoda per chi ha il potere in mano, perché se la gente incomincia a prendere coscienza che ci sono dei personaggi diciamo, provenienti dallo spazio che potrebbero risolvere i problemi del pianeta e quindi a tutti noi avere una vita molto più regolare, più sana, eccetera, chiaramente questi personaggi chi sono? Chi sta dietro l'alta finanza e le multinazionali? E chiaramente non è che gli va tanto bene questa cosa qua. E quindi ecco che c'è tutto l'interesse per far passare questa materia come una stupidaggine, insomma, invece non è così, perché quando Una cosa di semplicemente fantascientifico. prima avete parlato di Giorgio Bongiovanni, nel momento in cui lui è stato in una base militare vicino a Mosca, in località Tver, insieme ad altri suoi colleghi, giornalisti e non, anche tecnici, si è incontrato con dei personaggi dell'ex KGB, tra cui anche un generale a 3 stelle di nome Gennady Reshetnikov. Oh, ragazzi, qui c'è tanto di video, c'è tutta la registrazione, c'è nome, cognome, facce, tutto. Cioè, questa è una realtà. Quindi per me, ecco che diventa, come giornalista, dico, faccio questo ragionamento qui. Dico, questa è una notizia che va data all'opinione pubblica, a mezzo stampa. Perché ci sono le prove di questo incontro, c'è tutta la registrazione, eccetera. Quella volta mi ricordo era il 98, abbiamo fatto un'edizione speciale del giornale radio a Radio Treviso 103 per far ascoltare questo colloquio, cioè non tutto, un'ampia sintesi, no? E quindi poi sono seguiti approfondimenti. Poi Giorgio stesso è venuto nei nostri studi a Treviso per commentare questo incontro e poi lo ha anche commentato in altri media, anche televisivi, perché è stato fatto in video. Qualcosa era passato anche su una televisione di Stato slovena, la TV Capodistria, con il programma di Lorenzo Iosa. Quindi voglio dire, ecco, questa è una notizia, e quindi è giusto che venga data per dovere di informazione ai ascoltatori e ai telespettatori. Quindi Massimo, sfido chiunque a dirmi: ma non è vero che c'è stato quell'incontro, c'è tanto di video e audio e tutto, nomi e cognome, quindi insomma, ecco. Quindi io dico, è motivo di approfondimento, motivo di studio, e quindi ben vengono tutti i vari approfondimenti su questo, sempre basati su elementi concreti. Perché se mi viene uno e mi dice: ma guarda Massimo, di alla radio, di alla televisione che ho visto una luce strana verso Jesolo, verso il mare, che non ho capito che cos'è. Cioè, lascia un po' il tempo che trova, ma una notizia come questa, di questo incontro con questi militari, penso che insomma sia una notizia che tutt'altro lascia il tempo che trova, e per dovere di informazione va data ai telespettatori. La domanda che ti ponevo prima, Massimo, era una domanda naturalmente retorica. Dimmi, dimmi. La domanda era finalizzata a sollecitare non solo noi, ma anche naturalmente i nostri ascoltatori, ad essere consapevoli che forse servirebbe agire alla stessa maniera con cui agiscono le forze avverse. E cioè noi abbiamo un'iniziativa, come dicevo prima, che potrebbe essere considerata una goccia nel mare. Ma dovremmo forse unire le nostre forze, così come fanno loro, per avere una unità di combattimento, in senso buono, utile a fronteggiare una compagine così forte, così poderosa. Perché sennò rimarrebbe il nostro un lamento che si perde nell'etere. Noi abbiamo anche, diciamo, delle finalità, forse dei compiti,
quello di creare anche motivo di aggregazione. Io non capisco come sia possibile che le forze che agiscono contro sono tutte unite, brave, hanno dei comportamenti tutti in sincronia, coordinati. Noi invece pecchiamo di individualismo e di separazione. Come mai non riusciamo a fare una forza anche noi utile per fronteggiare quelli che ci stanno ammazzando? Questa era la domanda retorica che ti ponevo. Lo so che è una domanda difficile, ma tu rispondi anche a queste domande, sei in grado di farlo. Io rispondo a tutto, o quantomeno ci provo, anche se più che altro mi piace dare le notizie più che dare le mie opinioni, perché poi alla gente interessa la notizia più che quello che io penso, no? Però siccome stiamo facendo così una chiacchierata molto seria, molto, molto Massimo, anche scusami bella. Se ti interrompo. Scusami se ti interrompo, mi sono permesso di farti questa domanda in virtù della nascita del movimento di cui parlavi prima, e questo movimento è un movimento di speranza. Credo che spero che questo movimento interessi non solo le zone del Veneto, ma possa interessare anche tutto il territorio. Per questo ti facevo. Sì, sì, ma abbiamo infatti esatto il processo del contratto di fiume, è un movimento che si sta estendendo a livello nazionale, c'è anche un rappresentante nazionale del contratto di fiume, che mi sfugge il nome, il professor Bastiani, e che lo anzi informo, colgo l'occasione per informare i nostri ascoltatori che prossimamente ci sarà una sua intervista. Ecco, che è un movimento positivo perché rappresenta proprio l'unione delle persone comuni, della cittadinanza, nel uscire dalla città e andare a vedere la periferia, le campagne adiacenti, valutare il territorio, valutare il proprio fiume, cioè non dare le spalle al fiume, ma dargli invece attenzione, guardarlo, osservarlo, conoscerlo, studiarlo, la sua storia, tutte queste cose qui, che aiutano poi anche a perfezionare ad esempio la stessa rete idrica per far sì che non ci siano allagamenti in caso di un potente nubifragio, perché poi c'è tutto poi una conseguenza a questa attenzione da parte del contratto di fiume, cioè dei cittadini. Ecco, questo rappresenta la formula giusta, corretta, per cercare di contrastare questi potenti che non cadono mai, come giustamente dicevi tu prima, che è vero, cioè loro hanno tanti soldi e chi più ne ha più ne metta, ce ne hanno veramente tantissimi all'infinito, ecco perché stanno saldi. Però come tutte le cose, guarda Ugo, ci sarà un massimo, una punta massima di splendore e poi anche loro caderanno piano piano. E quindi è una questione di tempo tecnico. Invece sta a noi come prova, come cittadini, di cercare di risolvere questo problema qui, cioè di contrastare, come dire, se esiste un Dio, come io sono credente, se esiste un Dio, lui dall'alto non è che dice, ah, poveri cittadini sono pestati da questi personaggi che hanno scassato il territorio, no, direbbe, questa è una prova, è come un po' un compito in classe a scuola, no? Vediamo come cercate di contrastare questi personaggi là, a prescindere anche se perdete, però su di sopra interessa che la persona abbia cercato nel suo piccolo di poter fare qualcosa, di aver fatto qualcosa, anche se non è riuscita a sconfiggere questi potenti, questi questi scassaterritori, però almeno dall'alto, cioè Dio ha visto che quella persona, quella X persona, nel suo piccolo ha cercato di fare qualcosa. Questo è importante. Questo da un punto di vista, diciamo così, spirituale. Da un punto di vista fisico-tecnico, la formula, diciamo così, corretta è proprio l'unione, cercare di far squadra, di far rete, anche qui media, per esempio, questi media che sono rimasti indipendenti, ancora locali, unirli, creare una rete interregionale, cercare di far passare questi concetti, questi valori, e quindi svegliare le coscienze. Molto bene Massimo, hai delle news finali da darci? È un momento perché il caro amico Massimo è caduto, abbiamo perso Massimo in questo momento, sperando che la chiamata si ripristini. Volevo dire una cosa in base a questo, ma ci rendiamo conto, tutti i discorsi sono belli, sono fatti, che facciamo eccetera. Però noi abbiamo delle lobby che sono potentissime, sono le lobby dell'informazione, che poche persone, poche ne parlano, no? Sono quelle che veicolano l'informazione, poi del resto, è quelle che decidono le persone che cosa
che cosa devono sapere e che cosa non devono sapere. Cioè, questa è la cosa importantissima, no? Lo vediamo nella politica, lo vediamo nel sociale, in qualsiasi ambito che c'è da fare. Diceva Massimo prima, riguardo al discorso, che quando loro nel loro piccolo tentavano di dare un'informazione del genere, dicevano, cioè, sono catastrofisti e quindi i network nazionali attaccavano questi catastrofisti che semmai stavano dicendo prima, ragazzi, facciamo attenzione perché stiamo sbagliando. Cioè, questo è tutto il discorso. Però la lobby dell'informazione, la lobby più potente che c'è, è quella che in effetti comanda veramente, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Lo vediamo anche quando ci sono le elezioni politiche, oppure quando devono far fuori un semplice politico. Fatto sta, insomma, che appena il politico non è più persona gradita, subito ne parlano e subito viene arrestato, oppure c'è lo scandalo e c'è tutto. E questo è su tutti i fronti, Ecco, per abbiamo solo adesso. Massimo. Sì, abbiamo Massimo. Ecco, Massimo, avevo Sì, preso un no, attimo ti io. ho Io, ascoltato. Rosario, Sì, sono. Dico, prego, Massimo, sì. ti ho ascoltato. No, dicevo che ho ascoltato, era solamente andato via il video. Dimmi Ugo, volevi farmi una domanda? Sì, no, stavo cercando di prendere consapevolezza di quello che diceva Rosario. Siamo qui a fare radio e siamo qui a cercare di dare delle informazioni che sono, per la maggior parte dei nostri ascoltatori, sono informazioni nascoste. Abbiamo delle persone illuminate come Pier Giorgio Caria, ma anche Giorgio Bongiovanni, che ogni tanto ci degnano della loro presenza e naturalmente le abbiamo sempre a disposizione, ma insisto nel dire, la gente, quella come noi, che subisce le vessazioni di questi grossi poteri di cui tu parlavi prima, Rosario, dov'è? Oltre che andare al mare o andare in discoteca, io credo che debbano prendere consapevolezza di quello che sta accadendo. Faccio un esempio, io faccio il medico, quando viene qualcuno qui e mi dice, dottore, io sono allergico, o sto avendo problemi di allergia. La risposta che gli do è: l'allergia non è solo in televisione. Cioè, voglio dire, l'inquinamento ci coinvolge tutti, non è solo quello che vediamo magari attraverso i filmati, quello che ci dicono all'esterno. E quando magari ognuno viene, come dicevi tu prima, Massimo, quando viene coinvolto personalmente, allora prende consapevolezza di quello che sta accadendo, ma allora sarà troppo tardi. Quindi, il nostro compito, io sono d'accordo, è quello di unire con le altre emittenti che hanno conservato un'autonomia di pensiero e cercare di fare ancora più rumore di quello che stiamo facendo, perché se no saremo, come dicevo prima, una voce nell'aria, insomma. Sì, confermo quello che hai detto. Infatti, per darti man forte su questo, la linea editoriale di Pineta Oggi TV è quella di unire un po' tutte queste persone, questi personaggi che lavorano a favore della vita, che mettono la loro faccia anche per spiegare delle cose che sono abbastanza complicate e delicate. E dar spazio a loro, perché ovviamente spazio nei network nazionali, apro una parentesi, coloro che hanno avuto tutte le frequenze negli anni 80 non gli viene mai dato neanche un minuto a disposizione proprio, cioè, oppure gli viene dato lo spazio con subito altri personaggi che li vanno a contrastare in modo che loro non possono dire bene tutto quello che devono dire, cioè cercando di smontarli, insomma, attaccandoli. Quindi alla fin fine il telespettatore ha una gran confusione, non ha le idee chiare. Ecco, quindi la linea editoriale mia è quella proprio di dare spazio a queste persone che lavorano per la difesa, per la tutela della vita del pianeta. Stop, una cosa molto semplice. E quindi tu dicevi i media nazionali che hanno tutto il potere di convogliare la gente su determinati modi di pensare, ecco che l'unione delle piccole televisioni o radio creano una rete che va a contrastare anche questi grossi network. Siamo Massimo, sempre questa è una comunque in soluzione svantaggio, però chi deve geniale. È uno svegliarsi si sveglia. svantaggio relativo, Massimo. Come È Antonella? uno svantaggio relativo. È
Sì, cioè praticamente l'importante comunque è noi di informarti, noi informiamo, ecco. E poi chi vuole approfondire approfondisce, chi preferisce invece vedere la televisione nazionale con tutte le varie politiche d'immagine, per essere chiari, guarderà quella, insomma. Noi però l'informazione pulita cerchiamo di darla, ecco, con i nostri difetti, perché non siamo mica perfetti, anche noi siamo che possiamo sbagliare, però insomma cerchiamo di andare in quella direzione lì. Il problema è, Antonella, quando un telespettatore si trova sul telecomando tutte televisioni, tutte oppure radio che sono a senso unico, capisci? Ebbene, Beh, invece noi ci lo sono sappiamo. anche la scelta di altri emittenti che fanno una programmazione diversa. Dobbiamo metterci un altro soprammobile. Bene, no, era una battuta, insomma. No, No, direi no, che no. parli, ha un po' No, rallentato. no. No, no. Massimo non ha sentito bene, no? Perché. No, scusatemi, Massimo non ha sentito Scusate, perché è arrivato a scusate, scatti. scusate. Sì, Va c'è un bene, po' di. allora noi dobbiamo salutarci, temo. Aspetta solo un attimo, Antonella, che vi do le ultime due notizie della giornata, dunque, che sono attinenti a quello che diceva Pier Giorgio Carria poco fa collegato con noi. E, dunque, abbiamo due nuovi episodi di incredibile violenza in India, perché ancora non è finita questa storia, contro una quindicenne nell'Uttar Pradesh e contro una donna madre di cinque figli nel Meghala. L'adolescente è stata impiccata dopo lo stupro. La madre è stata uccisa da presunti miliziani indipendentisti con colpi di pistola alla testa per aver resistito ad un tentativo di stupro. La lista dei casi che hanno scioccato l'India e il mondo intero sta diventando veramente lunga. In particolare nell'Uttar Pradesh le due cuginette impiccate come la bimba di oggi, la 22enne costretta a bere acido e uccisa. Su questo noi abbiamo fatto anche un'edizione flash di aggiornamento delle notizie. Poi la giudice è ferita e violentata. Ecco, questi sono stati praticamente gli ultimi casi. Non è finita, c'è un'altra notizia ancora, ci proviene questa volta dalla Nigeria. I Boko Haram hanno ucciso decine di persone in una nuova serie di attacchi a villaggi nello stato del Borno, nel nord della Nigeria. Lo riferisce la BBC Online, secondo cui in uno di questi attacchi i miliziani hanno radunato delle persone nel compound di una chiesa e hanno fatto fuoco. Penso che questo sia abbastanza attinente con quello che tu mi diceva Pier Giorgio Caria. Un commento, Bari. Aspettiamo, io dico di aspettare, io credo che dovremmo reintervistare Giorgio, Pier Giorgio e quindi avere notizie più sicure perché l'argomento di cui abbiamo discusso prima è molto molto importante e credo che bisognerebbe ripeterlo più volte, dobbiamo essere a conoscenza non solo noi, ma tantissima gente di questi fenomeni, perlomeno riusciremo a dare una spiegazione, se no Sì. non ne usciamo da questa storia. Ecco, sono notizie queste che vengono riportate anche nel televideo della RAI, se uno vuole andare a vedere, a rileggerle, insomma, a capire, a fare degli approfondimenti, ecco che praticamente rispecchia un po' quello che voi denunciavate prima, no? E poi c'è stata appunto la spiegazione di Pier Giorgio Caria. Io invece rimando i nostri ascoltatori a visitare il sito di pianetaoggitv.net, invito a visitare per approfondimenti ulteriori il sito di Giorgio Bongiovanni, www.giorgiobongiovanni.it, dove possono trovare tutte le informazioni relative al morbo Harbar. E invito davvero a farlo perché è la chiave di lettura credo più credibile che giustifichi meglio tutto quello che sta accadendo. Bene, io credo che dobbiamo proprio salutarci. Salutiamo Massimo Bonella dalla redazione di pianetatvoggi.net. Ciao Massimo. Ciao Ciao. E rimani in Italia? Sì, rimaniamo in Italia ad assistere, come vedi, a queste notizie bombe come stamattina. Certo, Appunto. rimaniamo in Italia. Salutiamo Rosario Moreno, grazie per la regia Rosario Ciao come Rosario. sempre.
Ciao ragazzi e un salutone anche a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, Un bacio a Cinzia, fammelo dire. E mi grazie. raccomando, forza Cinzia. Forza. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, sempre su Saiuz Web Network. A mercoledì prossimo. A mercoledì.